Siamo arrivati a un punto di svolta della rivoluzione francese che pure ne ha molti di punti di svolta, ma questo è molto rilevante. Il re è stato ghigliottinato, è stato ucciso, si è passati alla Repubblica e adesso non solo si è passati alla Repubblica, ma ha preso il potere il partito che forse più di tutti aveva impressionato nei mesi precedenti, cioè il partito giacobino guidato da Robespierre. Robespierre è il nuovo leader del Comitato di Salute Pubblica, questa sorta di governo formato da 9 membri scelti dalla Convenzione, un governo che però, come vedremo, inizia ad attuare subito una politica durissima, quasi una dittatura, tant'è vero che appunto si parlerà di dittatura giacobina. Oggi vedremo in cosa consisté questa dittatura, quali furono gli effetti, perché venne messa in campo e come mutò la faccia alla rivoluzione. Cominciamo subito dopo la sigla. Dentro la storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 121esima puntata. La dittatura giacobina. Eccoci insieme, bentrovati di nuovo per una ventina di minuti o poco più per parlare di storia, per parlare di storia della Rivoluzione Francese, un tema che stiamo sciorinando da diverse puntate, ma che appunto ha ancora molto da dirci perché fu una fase convulsa, piena di avvenimenti, piena di cambiamenti, ma bisogna comprenderli bene fino in fondo perché questi cambiamenti hanno spesso anticipato quello che poi si è verificato nel corso dell'Ottocento, a volte perfino del Novecento in tutta Europa o in tutto il mondo. Riprendiamo un po' il filo, come vi dicevo nella premessa, siamo arrivati alla fine del 1793. La rivoluzione è scoppiata da appena 4 anni, eppure i cambiamenti ce ne sono stati tanti. All'inizio abbiamo detto era una rivoluzione borghese, moderata, che puntava a creare una sorta di monarchia costituzionale, poi però la situazione è sfuggita un po' di mano rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali, perché il re ha tentato la fuga prima, poi sembrava schierato addirittura col nemico contro cui è scoppiata una grande guerra. A un certo punto il popolo lo ha voluto far arrestare, lo ha voluto processare e il re è stato ritenuto colpevole di tradimento, tant'è vero che è stato anche ghigliottinato. Su queste note è nata la Prima Repubblica Francese e questa Prima Repubblica però ha visto subito emergere, proprio sull'onda emotiva e anche di lotta contro il nemico straniero, ha fatto emergere subito il ruolo dei giacobini e in particolare dei cosiddetti montagnardi, quel lato dei giacobini più oltranzista, diciamo, mentre i girondini, abbiamo già detto, erano quelli più disposti al compromesso, un pochino più moderati. Ecco, i girondini sono stati sconfitti, diciamo, alla fine della puntata scorsa e adesso il pallino è davvero in mano a Robespierre e ai suoi montagnardi, che però adesso possiamo chiamare direttamente giacobini. Però attenzione, a detenere il potere non è solo il club dei giacobini, che sicuramente è molto forte, che sicuramente ha idee molto precise su come gestire questo potere, ma ad appoggiare questo club è soprattutto una classe sociale che noi abbiamo già incominciato a vedere, ma che adesso diventa veramente centrale, cioè la classe dei cosiddetti sansculotti. Ricordate che i sansculotti erano in effetti una piccola parte, tutto sommato, dell'intera popolazione francese. Con questo termine venivano infatti inquadrati soprattutto gli operai, i piccoli commercianti, il popolino di Parigi, della capitale, ma il resto della Francia viveva ancora di altri lavori, di altri espedienti, nel resto della Francia c'erano soprattutto contadini. Questi sansculotti invece erano il proletariato urbano, diremmo usando un'espressione forse più moderna. Quindi piccolissima borghesia e proletariato urbano, che però ha iniziato a farsi notare parecchio nei mesi scorsi o nelle nostre ultime puntate, perché hanno iniziato a premere sulle scelte politiche, pur non avendo dei rappresentanti politici in Parlamento, hanno iniziato a chiedere esecuzioni, a chiedere scelte radicali, ecco. Questi sansculotti adesso, che hanno un certo peso, appoggiano risolutamente i giacobini, anzi si può dire che questa fase è proprio segnata da un'alleanza implicita tra i sansculotti, che sono il popolo parigino, e appunto i giacobini, che sono i loro referenti politici principali. Ad ispirare le mosse di sansculotti e giacobini però non è solo la rabbia popolare, certo c'è anche quella componente che è molto forte, ma ci sono anche degli ideali politici, delle teorie filosofiche, potremmo quasi dire, perché non tanto tra i sansculotti ma tra i giacobini è fortissima l'influenza dell'insegnamento di Jean-Jacques Rousseau, filosofo
importante che ormai era già morto e sepolto da diversi anni, le cui opere però vengono lette, amate, proprio sono fonte di ispirazione per i giacobini e per lo stesso Robespierre, che è un seguace fedele proprio di Rousseau. Rousseau, che affronteremo prima o poi anche nel podcast dentro la filosofia, anche se siamo abbastanza lontani al momento da lui, Rousseau era un filosofo che aveva teorizzato la sovranità popolare, ad esempio, che aveva teorizzato anche la volontà generale, così la chiamava lui, cioè una sorta di volontà di tutto il popolo che unitariamente, direi quasi anche unanimemente, secondo lui, avrebbe scelto la via giusta, la via corretta per l'amministrazione del paese, per la politica del paese. Quindi Rousseau era stato quello che più di tutti nei filosofi illuministi si era speso per appunto una sovranità veramente popolare, per una democrazia veramente totale addirittura, ecco. E Rousseau influenza pesantemente Robespierre, che tenta di applicare in pratica quelle che erano state le idee del filosofo vissuto qualche anno prima. Quindi l'obiettivo di Robespierre nel giro di pochissimo tempo diventa non solo quello di governare i francesi, che era in fondo un obiettivo che avevano avuto tutti i politici e anche tutti i re che erano venuti prima. Non si tratta solo di governare il paese, si tratta anche, secondo Robespierre, di cambiare la mente del paese, di cambiare la mentalità del paese, di cambiare il modo di vedere le cose del paese. Perché? Perché questo si vede anche in parte in Rousseau, c'è l'idea diffusa che la Francia sia ancora piagata da una serie di idee vecchie, superate, di idee legate all'ancien regime. Abbiamo fatto delle riforme che hanno abolito ad esempio il regime feudale, ma la gente ragiona ancora come se fossimo in quel tipo di vecchio regime. Abbiamo fatto delle riforme che hanno reso gli uomini di chiesa dei funzionari pubblici, vi ricordate la Costituzione civile del clero, ma la gente ragiona ancora come si faceva una volta, e quindi con grande rispetto per i preti, come se fossero dei funzionari che rendono conto direttamente a Dio e non allo Stato. Ecco, bisogna non solo fare le leggi, certo bisogna anche fare le leggi, ma bisogna anche influire sulla mente delle persone, cambiare mentalità. E certo questo è un compito molto più arduo, perché fare le leggi si fa presto, basta mettersi lì e scriverle e avere la maggioranza in Parlamento per approvarle. Ma cambiare la mentalità di un popolo è tutt'altro paio di maniche, vi rendete ben conto. E bisogna anche vedere se è poi veramente compito della politica. Non è un caso che alcuni storici abbiano definito questo momento, questo governo giacobino, come una sorta di democrazia totalitaria. In effetti, se ci pensate bene, sono soprattutto i regimi totalitari quelli che insistono per cambiare non solo le leggi, ma anche il modo di essere delle persone, del popolo. Pensate ad esempio al fascismo, che voleva trasformare tutti gli italiani in perfetti fascisti, imponendo un certo modo di parlare, ad esempio dare del voi, un certo modo di vestire, ad esempio la divisa militare sui posti di lavoro, eccetera, eccetera. Ma lo stesso, e ancora più fortemente, potremmo dire della Germania hitleriana, oppure della Russia staliniana. Insomma, nei totalitarismi, obiettivamente, si punta non solo a governare, ma a plasmare. Questo è il termine forse più corretto, plasmare la cittadinanza. E Robespierre sembra andare, per il momento un po' vagamente, verso quella direzione. Molti hanno visto in Robespierre un anticipatore di questi totalitarismi, però appunto vi ho detto democrazia totalitaria. Perché il paradosso è questo: mentre i totalitarismi che conosciamo del Novecento sono dittature, quindi sono anche momenti in cui la democrazia viene proprio messa da parte, non si fanno libere elezioni, non c'è nessun vero referente popolare, non c'è nessuna sovranità popolare, perché la sovranità finisce tutta nelle mani del dittatore, del leader, del Führer, del Duce o di come volete chiamarlo. Nella democrazia totalitaria invece dei giacobini la situazione è più strana, perché Robespierre vuole cambiare la mentalità, ma vuole allo stesso tempo essere appoggiato da tutta la popolazione addirittura, o comunque dalla maggioranza della popolazione. In fondo i giacobini hanno preso il potere trovando spazio in Parlamento, anche trovando appoggi, almeno inizialmente, nella maggioranza dei delegati. Segno che c'è quindi un tentativo di mettere insieme questi due elementi. Da un lato la democrazia, addirittura una democrazia totale, perché Rousseau di questo parlava, dall'altro però anche forme totalitarie di pressione. E infatti ciò che ne uscì da tutti questi tentativi di Robespierre fu molto particolare, anche per certi versi molto drammatico.
Bisogna dire infatti che, per quanto Robespierre ambisse a un appoggio di tutta la popolazione, non tutta la popolazione era dalla sua parte, ovviamente. I sans-culottes in città, a Parigi certamente, a Parigi Robespierre godeva di un appoggio sicuramente maggioritario, ma il resto della Francia era molto diverso da Parigi. L'abbiamo già iniziato a vedere quando abbiamo parlato ad esempio della Vandea. Parigi è una città molto sviluppata economicamente, con nuove classi sociali, appunto anche una sorta di proletariato urbano. In campagna non è così. Fuori dalle grandi città c'è una Francia rurale dove in realtà vigono ancora i vecchi principi, i vecchi valori, i vecchi modi di fare, di essere, dove c'è molta fede nella Chiesa, ad esempio, dove non si può più di tanto cambiare la mentalità in 448, perché è una mentalità molto resistente. E infatti, nel paese, in questa fase, in questo anno, perché alla fine dura un anno, di governo giacobino, c'è un vero e proprio dilagare anche di proteste. Proteste fomentate da un lato dai monarchici, che ci sono ancora presenti in Francia, dall'altro anche in parte dei girondini, che sono stati messi agli arresti a Parigi, ma nel paese sono ancora relativamente forti. Questo dilagare di proteste, questa difficoltà poi ad imporre la volontà del Comitato di Salute Pubblica porta a uno scontro molto forte, perché Robespierre reagisce davanti a queste proteste accusando i controrivoluzionari di impedire il normale svolgimento della rivoluzione, l'arrivo delle riforme, impedire il rinnovamento delle mentalità, e reagisce con la forza, reagisce instaurando quello che verrà chiamato appunto il terrore. Cos'è questo terrore? Ne parleremo prossimamente in maniera più chiara, però il terrore è proprio un momento di grande paura, perché Robespierre passa, col suo comitato di salute pubblica, ad arresti di massa e a volte anche ad esecuzioni di massa. Segno che chi non si schiera in fondo dalla parte di questo cambio di mentalità che Robespierre vuole mettere in campo rischia di non solo essere accusato di essere un nemico del popolo, ma anche il carcere e in certi casi anche la ghigliottina. Prima di vedere però del tutto come va questo terrore, quali vittime fa e come segna la storia della rivoluzione francese, parliamo un attimo di un nuovo protagonista che da questo momento in poi entra sulla scena e col quale bisognerà fare assolutamente i conti. Questo nuovo protagonista sono le masse popolari. Effettivamente la prima fase della rivoluzione, quella che abbiamo visto nelle puntate scorse, era una fase in cui certo c'erano anche delle masse che ogni tanto entravano in scena. Vi ricordate le donne parigine che ad esempio avevano marciato verso Versailles, avevano costretto la famiglia reale a tornare nella capitale a Parigi, oppure ricordate l'assalto alla Bastiglia ad esempio proprio nei primissimi giorni della rivoluzione, il famoso 14 luglio e così via. Le masse erano comparse, ma le masse comparivano in maniera un po' estemporanea, c'erano quei momenti di grande rabbia popolare in cui le masse scendevano in piazza e poi però se ne tornavano anche a casa, aspettavano che fossero i parlamentari, prima del Terzo Stato, negli Stati Generali, poi nell'Assemblea Nazionale o Legislativa, a governare, a fare le leggi, a varare riforme, eccetera. Quindi le masse avevano avuto un ruolo più che altro di pressione molto estemporanea. Da adesso in poi invece, con il nuovo ruolo dei sans-culottes e con questo anche ricercare da parte dei giacobini l'appoggio delle masse, le masse diventano protagoniste. Per la prima volta le masse cominciano a intervenire in ogni decisione che viene presa importante, anche solo come forza di pressione. Ovviamente le decisioni alla fine le prende Robespierre, le decisioni le prendono i giacobini del Comitato di Salute Pubblica, però il fatto che le masse marcino in piazza, scendano in strada a Parigi, chiaramente influisce, chiaramente inizia ad avere un certo peso, e quando chiunque voglia fare una riforma si trova contro le masse, ci pensa su due volte, quando vede che il sentimento popolare inizia a farsi ostile. Ecco, da qui in poi in effetti le masse entreranno prepotentemente nella storia politica. Fino a quel momento erano state completamente escluse dalla politica, erano state a guardare per lo più, ogni tanto erano esplose, certo abbiamo parlato di giaccherie ancora nel Medioevo se vi ricordate, ma queste esplosioni appunto erano fiammate in un certo senso, che arrivavano in fretta, bruciavano e poi tutto sommato si rimettevano a posto, venivano spente rapidamente. Adesso invece sembra che queste masse siano lì per restare, e in effetti così sarà, un po' alla volta ovviamente, non in tutti i paesi, ma in Francia le masse iniziano ad acquisire un ruolo che poi non potrà più essere loro tolto. Lo stesso avverrà un po' alla volta anche in altri paesi, l'Italia arriverà un po' tardi
a questo fenomeno ci arriverà un secolo dopo in pratica, però un po' alla volta arriverà anche l'Italia e le masse diventeranno le nuove protagoniste della storia dell'Ottocento e del Novecento. Ecco, a livello europeo questo primo passo avviene proprio qui, avviene proprio nella Rivoluzione Francese, complice anche appunto la politica di Robespierre da un lato e la filosofia di Rousseau che, come vi ho detto, aveva anticipato questo ruolo, aveva parlato di volontà generale, aveva parlato di una sovranità popolare che va esercitata pienamente, a cui i politici devono continuamente rendere conto. Prima di allora non c'era un vero e proprio principio di rappresentanza, cioè c'era, ma era molto limitato, il diritto di voto era limitato e quindi i parlamentari rendevano conto al massimo a qualche borghese ricco. Adesso invece i parlamentari ritengono di dover rendere conto a tutto il popolo e quando si parla di tutto il popolo si parla di grandi masse di popolazione, ovviamente. Questo poi ha degli effetti. Perché Robespierre vuole cambiare la mentalità del popolo? Perché il suo referente è tutto il popolo, sono le masse. Quindi inizia un connubio, un incontro sempre più stretto e anche a volte problematico tra classe politica e popolo. Fino a quel momento c'era una classe politica, certo, perché poi i re non governavano da soli, si attorniavano di ministri, di funzionari, di una vera e propria classe politica, ma questa classe politica rendeva conto al re, non rendeva minimamente conto al popolo, anzi, spesso era completamente distaccata, lontanissima dal popolo e dalle sue esigenze. Adesso invece si impone un principio di davvero condivisione, vicinanza tra popolo e parlamentare, tra popolo e suo delegato, per cui il popolo fa pressione, il popolo si fa sentire e il delegato fa di tutto per sentire questo popolo, per mostrare al popolo di aver fatto come il popolo voleva. Si userà questa espressione nella critica di pedagogia politica, cioè bisogna non solo cambiare la mentalità del popolo, ma anche fargli capire come funziona la politica, ovviamente, perché gli stessi giacobini che rendono conto ai sanculotti poi devono anche far capire ai sanculotti come mai a volte hanno fatto una scelta, come mai ne hanno fatto un'altra. Bisogna spiegarsi, capirsi, comunicare. E questo è possibile solo anche educando il popolo a un certo modo di far politica. E quindi appunto si parla di pedagogia politica, una cosa che viene molto alimentata e accelerata come processo proprio dalla dittatura giacobina. In più vi dicevo che Robespierre si impegna a cambiare mentalità ai francesi. Proprio in questo anno di governo, infatti, vengono varate alcune misure importanti anche simbolicamente, voglio dire, proprio parlando di pedagogia. Ad esempio, c'è una forte, fortissima, direi, laicizzazione della società. Fino a quel momento, infatti, la mentalità dei francesi era stata profondamente segnata dalla religione. Forse l'unico elemento che teneva insieme i francesi, oltre alla lingua, era proprio l'elemento religioso, che permeava la vita di qualsiasi cittadino, dai più nobili, dai più ricchi, fino ai più poveri contadini. Allora, questa mentalità religiosa così forte rendeva però difficile attuare vere riforme politiche. Quindi Robespierre e i suoi collaboratori decidono di intervenire in quel versante, ad esempio creando i cosiddetti santi laici. Nella mentalità contadina avevano un grandissimo peso i santi religiosi, ovviamente. C'era il santo protettore di un mestiere, di un altro, c'erano le feste, la festa del patrono, la festa della parrocchia, eccetera. Invece di adorare questi santi cristiani, bisogna però, secondo Robespierre e soci, adorare dei santi laici, cioè persone che non sono delle persone religiose, ma che hanno avuto un ruolo importante dal punto di vista civile, sociale, politico. Vengono santificati, ad esempio, dei grandi scienziati del passato, che chiaramente sono figure laiche, ma che dobbiamo imparare ad adorare come persone che hanno aiutato la società a svilupparsi. Oppure dei santi laici, cioè dei martiri della rivoluzione, ad esempio Marat, uno dei primi grandi leader rivoluzionari che viene pugnalato da una donna realista che sperava nel ritorno del re, diventa uno di questi santi laici. Ma questo non riguarda solo i santi, riguarda anche tanti altri simboli religiosi. Bisogna togliere dalla società, dalle strade, i simboli religiosi, cioè le croci, cioè i nomi delle vie intitolati magari appunto a santi, eccetera, e sostituirli con simboli laici, magari anche simboli della rivoluzione. Quindi si diffondono alcuni simboli che diventeranno famosi, ad esempio il berretto frigio, che è il berretto tipico dei rivoluzionari, oppure la coccarda tricolore. La coccarda, sapete, è una specie di spilla tonda, dove però ci sono i tre colori della nuova bandiera francese, quella rivoluzionaria, bianco, rosso e blu. Quindi simboli
anche da mettere sui vestiti, anche da esibire in pubblico, della rivoluzione. E la cosa forse più rilevante si ottiene con il nuovo calendario. Il calendario, infatti, se ci pensate, è segnato da elementi religiosi, appunto le feste dei patroni, le feste dei santi, che all'epoca erano molto molto sentite, oggi ormai non le sentono in molti, però all'epoca invece erano molto importanti. Quindi bisogna cambiare il calendario, non solo cambiarlo dal punto di vista dei santi, ma anche dal punto di vista dell'organizzazione. Il nostro calendario è basato sulla settimana e sui mesi, ovviamente, no? È una cosa di derivazione antica, tra l'altro i giorni della settimana prendono il loro nome, se ci pensate bene, dai pianeti, o meglio dagli dei antichi, Venere, Marte, eccetera, Mercurio, Giove. Ma allo stesso modo anche i mesi si ispirano molto spesso a nomi romani, che a volte sono legati poi a un vecchio modo di contare, ottobre, novembre, dicembre, che non sono l'ottavo, il nono, il decimo mese, come imparano presto i bambini, anche se potrebbe dare in inganno. Ecco, bisogna creare un calendario nuovo, scristianizzato, ma anche un calendario più ordinato, più regolare, più metodico, più razionale, sempre in onore all'ideologia illuminista, insomma, alla filosofia illuminista. E allora come fanno? Varano un nuovo calendario che toglie la base settimanale e passa a una base di 10 giorni, perché deve essere ispirato al sistema metrico decimale, quindi non c'era più la settimana di 7 giorni, ma c'era il periodo di 10 giorni, la decade, con vari momenti di riposo durante questa decade, e cambiano nome anche a tutti i mesi, ad esempio. Presto parleremo di frutti d'oro, di termi d'oro. Erano i nuovi nomi dei mesi che i rivoluzionari giacobini avevano varato per sostituirli ai vecchi nomi. I vecchi nomi erano rimasugli dell'antichità, di vecchie superstizioni, anche nei giorni della settimana, appunto di credenze astrologiche. Bisogna dare dei nomi più ordinati, legati alle stagioni, oppure legati alla decade, al sistema metrico decimale. Tutto questo per cambiare la mentalità. Ci si riuscirà? In realtà poco, ma di questo parleremo meglio nella prossima puntata. Ecco, questo era quello che volevo dirvi oggi per presentarvi l'inizio di questa dittatura giacobina, ma come avete capito non siamo ancora arrivati al momento culmine. Devo ancora parlarvi del terrore e poi anche della fine di Robespierre, quindi concluderemo nella prossima puntata. Però intanto abbiamo spiegato alcune dinamiche importanti, alcuni fatti rilevanti che è bene aver presente quando si analizza questa fase storica, e per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che il podcast potete ascoltarlo su tante diverse piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma su queste stesse piattaforme, se volete, potete ascoltare anche il podcast gemello chiamato Dentro alla Filosofia. In più, se vi interessano la storia e la filosofia più vicina anche ai giorni nostri, vi ricordo che potete cercarmi su YouTube. Basta cercare Ermanno Ferretti oppure Scrippe e lì trovate centinaia di video spiegazioni su ogni fase. Infine, vi ricordo che se volete rimanere in contatto, sapere quando escono i podcast e i video e le varie iniziative, potete seguirmi se volete sui social network, Facebook, Twitter, Instagram, dove sono presente come Scrip, oppure abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale che esce una volta a settimana e fa davvero il punto su varie cose, letture, film, appunto podcast, video, eccetera. La trovate andando all'indirizzo internet ermannoferretti.it. Basta, ho concluso, ci sentiamo presto per parlare ancora di rivoluzione francese e poi di storia moderna e contemporanea. Ciao, alla prossima!